Mi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yepa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo, benvenuti in questo video nel quale vi farò vedere le immagini che la EA ha twittato per quanto riguarda gli upgrade. Vi spiegherò anche delle varie cose scritte su Twitter dalla EA appunto. E dunque, partiamo con la prima immagine che già state vedendo. Stiamo vedendo gli upgrade, la prima pagina, il primo gruppo più che altro. Spiccano tra tutti questo più uno a Neymar, un più uno ad Agüero, un più uno a Götze, Boateng, Diego Costa, Sanchez, Xabi Alonso, De Gea, un più due, Fabregas. Questi, vi dico direttamente i nuovi valori. Allora, Neymar 87, Agüero 87, Götze 86, Boateng 86, Diego Costa 86, Sanchez 85, Xabi Alonso 85, De Gea 85, Fabregas 85, Isco 84, Eriksen 84, Handanovic 84, Ruffiero 84, Pogba 84, Kagawa 83, De Bruyne 83, Bale 83, Lucas 83, Matic 83, Zabaleta 83, Buffon 83, Art 83, Griezmann 83, Tadic 82, Nani 82, Jovetic 82, Lacazette 82, un più 3, Koscielny 82, Otamendi 82, Naldo 82, Azpilicueta 81, Parejo 81, Perez 81, Nainggolan 81, Verratti 81, Lallana 80, Payet 80, Piatti 80, Gignacchi 80, Pablo Alcasao, credo, 80, un più 4, McCarthy, scusate, 80, Camacho 80, Nkulu 80, Lovren 80, Coleman 80, Carvajal 80, Moya 80, scusate, Pastore 80, Bojan 80. Di questi, secondo me, i più interessanti sono Lacazette, che ha 88 di velocità e 83 di tiro. La versione Second If, se non sbaglio, ha un 90 di velocità e un 88 di tiro. Mamma mia, pazzesco. Pogba, naturalmente. Poi Boateng sarebbe interessante. Questo 86 arriverebbe a Hummels, Sanchez. Ci sono parecchi giocatori interessanti, così come Art 83, un De Gea 85, quindi molto molto bene. Passiamo ora al secondo gruppo, che sono i giocatori meno più scarsi, diciamo, tra virgolette. Abbiamo Brahim 79, Nolito 79, Meneses 79, Choupo-Moting 79. Così, chi è questo 79? Va bene, vi dico un po' quelli più principali. Depay 79. Poi abbiamo i Barbo, ragazzi, i Barbo, mamma mia, 78, un più 3, Martins 78, Kean che ha un più 9 rispetto, e passa alla versione oro da argento, arriva a 77. Poi abbiamo, chi altro, Kovacic un più 2, io da interista, molto molto bene. Vietto che passa alla versione oro più 2, Gargano un più 5, passa alla versione oro, Bernat, terzino sinistro del Bayern, arriva a un 76, un più 5, Klein più 2. Diciamo che questi sono tutti passati alla versione oro. Kan passata alla versione oro, diventa difensore centrale, se non sbaglio anche 4 stelle skill, strano, strano, strano. Valencia, mamma mia, certi giocatori veramente interessanti. Bolasie, allora. E poi abbiamo gli argento che sono, aspettate un attimo che vi dico immediatamente, va bene. Abbiamo un più 25 per Doka, che passa dalla versione bronzo alla versione argento. Abbiamo anche Munir, che passa dalla destra, era attaccante, diventa argento raro del Barcellona. Steffen più 15. Poi abbiamo chi altro abbiamo interessanti? Niente più di interessante. If upgradati abbiamo Neymar, Agüero, Diego Costa, Sanchez, De Gea, Isco, Eriksen, Ruffier, Pogba, ragazzi, 86 la sua versione If, mamma mia. Kagawa, De Bruyne, Vela, Griezmann, Tadic, Lacazette, ragazzi, la versione 84 con 90 di velocità, 88 di tiro, 88 di dribbling.
pazzesco, ragazzi, pazzesco. Poi abbiamo Naldo, Nainggolan, Lallana, Payet, Gignac, Carvajal, Brahimi, Choupo-Moting, Danilo, Sigurdsson, Martins, ragazzi, Martins, Lopez, il portiere. Poi abbiamo Bentlabet, Codgia. Vi dico anche altre cose. Ad esempio, in questi upgrade abbiamo Menez, che da 78 passa a 79. Depay da 78 a 79. Le versioni IF di Menez e Depay erano 80. La versione SIF di Menez era 81. Con l'upgrade di più 1, 79 ha una versione IF di 80 e la SIF di 81. Se Menez e Depay avessero avuto un più 2, allora di conseguenza la versione IF di Menez sarebbe diventata 81 e la versione SIF 82. Quindi qua, in questo caso, chi ha investito su Menez SIF ci è andato a perdere. Ma io ho notato anche un'altra cosa. Ho notato che comunque i prezzi degli upgrade IF non sembrano variati, sembrano più o meno gli stessi. Infatti ho preso un De Bruyne 83 sui 350, credo. Ora sta sui 400.000 crediti circa. Non è aumentato, dovevano salire tantissimo, ma non sono aumentati, perché secondo me, sempre una mia supposizione, questo è dovuto molto molto alla chiusura dell'app, della web app per Foot, e quindi di conseguenza i prezzi non sono schizzati alle stelle, ragazzi. E dunque, in molti dicono che questa sia la prima ondata, c'è chi dice che è l'ondata definitiva degli upgrade, non lo so, io non so se questi sono gli unici upgrade di quest'anno. Si spera in altri upgrade, casomai, con giocatori che meritavano sicuramente di più rispetto ad esempio a Di Balbo, ragazzi, Di Balbo. Strano il suo upgrade più 3, però io vi avevo avvisato in un mio video che Di Balbo sarebbe arrivato a 78. Voi non mi avete creduto e Di Balbo è arrivato a 78. Comunque credo che, secondo me, l'esterno, l'ala destra non è così buggato come l'attaccante. E dunque, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questi upgrade. Spero di lasciarvi la lista completa degli upgrade qui in descrizione. E dunque, ragazzi, non dimenticate il mi piace a questo video, iscrivetevi a questo canale e noi ci vediamo con un nuovo video. Ciao, ragazzi!